Oggi è mercoledì e questa è la dieta del mercoledì. Io sono Davide La Greca, mi occupo di sessualità atipica e alternativa e di Shibari. In realtà, noi ogni mercoledì parliamo di argomenti diversi che vanno, diciamo, che parlano di sessualità, di social, di tutto quello che riguarda un pochino il mondo della sessualità alternativa e atipica. In questo caso, oggi, per esempio, parliamo di un argomento che non è proprio legato alla sessualità, ma è legato molto all'uso che si fa dei social e quindi anche un pochino della sessualità. Perché? Perché ormai tantissima della sessualità si svolge sui social. Ciao Luigi. Allora, ricordatevi sempre che la diretta è interattiva, potete comunicare con me tramite come dire, la chat. Voi scrivete le vostre opinioni, le vostre domande e io leggerò. Ciao Luigi e grazie per il buon compleanno. Oggi è una giornata speciale perché è anche il mio compleanno. Oggi compio ben 52 anni, che sono tantissimi o pochissimi, decidete voi. E visto il regalo che mi sto facendo fare dagli amici, di cui molti sono qui presenti, devo dire che non sono invecchiato tantissimo, visto che lo scopo diciamo che ho aperto una raccolta fondi, una donazione per comprarmi una PlayStation. Perché mi serve per lo studio, per avere fondamentalmente qualcosa con cui snellire la mia mente nelle attese, tra una cosa e l'altra da fare. Poi in realtà vi dico già che oggi ho usato parte del regalo che mi state facendo per comprare cose utili alla scuola, alla casa, nel senso che oggi ho comprato una stufa a gas per scaldare questo inverno lungo e che ci si sta, come dire, in qualche maniera preannunciando, e un aspirapolvere, un aspiracene di aspirapolvere che servirà per il camino dello studio. Sì, perché lo spazio Musubi ha anche un camino perfettamente funzionante. Torniamo a noi. Oggi, l'argomento di oggi è alias e fake, ovvero i profili non diretti che abbiamo spesso. C'è una differenza tra alias e fake, lo vedremo insieme, e c'è una differenza sull'uso che si fa di questi strumenti. Allora, io ci tengo, alias e fake, vorrei fare una precisazione. Non ho idee, preconcetti negativi nei confronti degli alias e neanche nei confronti dei fake, cioè dei profili finti. Fake significa falso. Perché? Perché, e ne parleremo, i profili fake hanno come dire, hanno anche una loro utilità e possono essere assolutamente fondamentali. Dall'altra parte sono strumenti. Uno strumento diciamo che è buono o cattivo in base all'uso che se ne fa. Poi prendiamo un coltello, visto che è appena entrata Kiki, citiamola, prendiamo un coltello, ciao Atene, grazie ancora per gli auguri. E un coltello è un oggetto che può essere estremamente utile, è impossibile cucinare senza coltello o per liberarsi qualora si rimanesse incastrati da qualche parte. Dall'altra parte, un coltello è un oggetto pericolosissimo e mortale se usato con lo scopo di uccidere o menomare o ferire. La stessa cosa parliamo e vale per gli alias e per i fake. Allora, cominciamo a definire la differenza fondamentale che c'è tra un alias e un fake. Allora, questa differenza non è una differenza ufficiale, nel senso che non è quella che voi trovate cioè non credo che la troverete in giro, ma la differenza che faccio io quando spiego perché. Perché secondo me è necessario identificare due concetti diversi. In che senso? Che l'alias è un profilo che non è nome e cognome, ma che ha un nome d'arte, un nickname, un concetto, ma che identifica una persona specifica, pubblica e riconoscibile. Vi faccio un esempio pratico. Tanti di voi mi conoscono come maestro BD. Oh, ciao Lu, mi conosco come maestro BD. Lu mi dice auguri Bau e io ringrazio tanto. E un alias è un alias può essere un nome d'arte, appunto un alias, cioè un nome che una persona si sceglie, un nick, che una persona si sceglie con cui viene identificato. Grazie Matteo, che mi fa anche lui gli auguri. Qual è il concetto? Allora, tanti di voi mi conoscono come Maestro BD. Maestro BD è il mio nome d'arte, scelto nel lontano 96,
per iscrivermi a dei gruppi di BDSM, fondamentalmente delle chat. Era il 96, Internet stava nascendo e i primi gruppi ci si vedeva sopra fondamentalmente dei gruppi, allora delle chat, c'era IRC, c'erano ICQ e mi nascondevo dietro questo nick, Maestro BD. Tanti me lo chiedono come nasce Maestro PD. Nasce perché allora bisognava fare un alias, preferibilmente entro gli 8 caratteri, perché tantissime piattaforme avevano il massimale di 8 caratteri, Maestro BD, e quindi ci rientravo, Maestro BD, perfetti, 8 esatti, e indicava diciamo, quelle che erano le mie caratteristiche. Maestro perché io ho un approccio didattico alla vita, nel senso che se pensate che questa è la 152esima puntata che faccio delle dirette, ma ho fatto centinaia di migliaia di lezioni, vabbè, poi già insegnavo allora altre cose, ovviamente. E quindi maestro anche il mio approccio alla BDSM, nel senso che la mia forma di. Quindi il mio stile di dominazione tende all'insegnamento, cioè addestrare, formare, o comunque come dire, in qualche maniera aiutare le persone a crescere. Max mi dice i limiti del DOS, ma noi siamo vecchi, ricordatelo, noi siamo, come dire, vecchi informatici, e nel mio caso io sono proprio un vecchissimo informatico, nel senso che io sono nato con. Prima ancora degli 80-86, nel senso che io ho lavorato con gli 80-86, io ho lavorato con l'RPG, vabbè, roba che si è persa nella notte dei tempi. Torniamo a noi. E BD erano bondage e disciplina, che erano le mie due pratiche preferite. Il bondage, che è ancora la mia pratica preferita, e la disciplina, cioè l'insegnamento della, come dire, disciplina si intende insegnare a una persona il comportamento corretto attraverso un sistema di premi e punizioni. Oh, ciao Nirvana! Grazie mille per gli auguri. E quindi quando lo creai nel 96 non era era il mio nick, ma era anche il mio, come dire, è anche il mio fake. Perché? Perché era un profilo finto, creato da me, dietro cui c'ero io. Però non era un fake in senso di falso, perché Maestro PD era il mio identificativo. Ora vi faccio per farvi capire. Prima di Maestro BD usavo Magister. Il problema qual è stato? Lo dovetti cambiare perché Magister, che significa anche lì insegnante in latino, persona che conduce, Magister è chi insegna. Magister non era un'idea innovativa, cioè non era una cosa nuova. Per cui c'erano già dei Magister, o comunque. Anche dopo di me si sono creati dei magister, contemporaneamente, ragazzi, era anni in cui veramente era il Far West, nel senso che eravamo pochi, tanto, tanto specialistici e così via. Il problema nacque col fatto che delle persone con nick magister, che non ero io, avevano dei comportamenti non belli, avevano fatto dei casini con delle persone e mi sono trovato in privato della gente che veniva da me dicendo: "Ah, tu hai fatto questo, questo e questo." Io: "No, guarda, non credo proprio." "Ah, no, sei tu che hai fatto questo e questo." Ho fatto: "No." Poi alla fine si scopriva che erano di altre città, o comunque erano, non ero io. A un certo punto ho detto: "Sai, alla seconda volta che venivo punito per, come dire, i fatti delle cose che non avevo fatto io, ma ho fatto altro, ho detto: "Sai che c'è, cioè, ho bisogno di un nick unico." Coniai Maestro BD. Quindi il nick è quello, l'alias è quello, più è univoco è, e meglio è. Quante volte chi ha dei nick abbastanza, come dire, confondibili, ma padrone severo, raga, io di padrone severo ne conosco 54, per farvi capire. Torniamo alla differenza tra alias e fake. L'alias che cos'è? È che a un certo punto l'alias diventa un soggetto identificabile, ovvero Nevin, prendiamo lui ad esempio perché ce l'ho davanti nella chat. Nevin è un alias, dietro c'è una persona reale. Se voi cercate Nevin, trovate lui, e soprattutto è una persona che risponde a questo nome anche nella realtà.
Ovvero, se voi lo incontrate, come dire, a una festa e lo chiamate Nevin, è reale. Io, se ci troviamo a una festa, se mi chiamate, vabbè, io poi vi spiego il percorso, se mi chiamate Maestro Billy, io vi rispondo e sono io. Se andate su internet e mettete Maestro Billy, esce la mia foto con questa faccia ed è diretta. Quindi l'alias è semplicemente il nome d'arte di qualcuno che però ci mette la faccia e non si nasconde. Non c'è giudizio, poi vi spiego perché non c'è giudizio, perché il diritto alla privacy è un diritto che per me è intoccabile. Quindi il discorso dove sta? Sta che l'alias è una persona che sceglie di farsi chiamare in un modo diverso dal proprio nome, per motivazioni diverse, ed è un nome d'arte, ragazzi, ed è il nome d'arte che centinaia di artisti di tutti i tipi utilizzano abitualmente, nel senso che l'altro giorno seguivo, sì, lo so, gusti strani. Mi è capitato di vedere un video di tratto da The Voice, perché c'era una cantante molto brava che cantava una canzone di Mia Martini e tra i giudici c'era Loredana Bertè. E se voi pensate che Mia Martini e Loredana Bertè erano sorelle, ma i cognomi non sono gli stessi. Perché? Perché sono nomi d'arte. Perché Madame non si chiama Madame nella vita reale, c'ha un altro nome. Madame è il suo nome d'arte. E così tantissima gente, nel senso che ve ne potrei citare tantissimi. Massimo Ranieri non si chiama Massimo Ranieri. Sono scelte. Bud Spencer si chiamava Carlo Pedersoli. Ma voglio dire, se voi dite, ah, ma tu conosci Carlo Pedersoli? Tre quarti della gente non sa di che stiamo parlando. No, dai, metà. L'altra metà, se dici conosci Bud Spencer, comincia a rivangare tutta la sua infanzia, ovviamente la mia generazione, anche se credo che piaccia anche alla generazione successiva. Ciao, Tiger Fight, buon pomeriggio anche a te. E questo è il concetto. Quindi l'alias è semplicemente una persona che decide di farsi identificare con un nome diverso da quello di nascita, ma che ci mette la faccia e ci mette tutto la sua vita. Nel senso che se voi andate a cercare Maestro BD sulla rete, trovate tutta la mia storia. Se andate a cercare Aizad su internet, trovate tutta la sua storia, con tutto quello che ha fatto. E così via, con tantissime, tantissime persone. Dove nasce invece, secondo me, il fake? Oh, queste, vi ripeto che queste sono categorie che uso io per mia comprensione e che sto condividendo con voi. Mentre il fake è chi crea un profilo in cui non è riconoscibile o è poco riconoscibile o è ancora in qualche maniera, come dire, dubitativo, con cui si interagisce nei social e con le persone, ma che non usa o che non condivide nel momento in cui magari lo trovi dal vivo e così via. Il fake è protettivo, il fake è un concetto, dice Nevin, e di alias uno ne puoi avere diverse a seconda dei contesti, assolutamente, nel senso che oggi è il mio compleanno, ve l'ho già detto, e voi immaginate che io ho ricevuto un sacco di auguri con quattro nomi diversi. C'è chi mi ha fatto gli auguri col mio nome e cognome, Davide La Greca, c'è chi mi ha fatto gli auguri come Maestro BD, c'è chi mi ha fatto gli auguri come Ermanno Torresi, che voi vi chiederete chi cazzè. Ermanno Torresi è stato uno dei miei personaggi storici di quando giocavo di ruolo dal vivo e che ho tenuto per tanti anni e che mi ha identificato, nel senso che Ermanno Torresi è stato un personaggio che ho adorato e che tanti hanno adorato o odiato e che è ancora nella memoria di tantissimi giocatori. Oppure mi hanno fatto gli auguri, come sta citando Nevin, come Orme Catullo Ascanio fu signore di Canale Monterano, signore cavaliere del Tao e tante altre cose. Era un altro personaggio, quello con cui ho cominciato la mia carriera allora Go e poi diventata Gerico Italia, che era una campagna bellissima che abbiamo giocato per tanti anni, che è ancora viva, nel senso che la campagna c'è ancora, è ancora attiva. Io ho smesso di giocare perché l'età, ragazzi, presente sui dazi. Però come vedete, io sono tutti alias che identificano me in posti diversi, nel senso che se voi andate a Bilegis e citate Ermanno Torresi, qualcuno ancora se lo ricorda
come dire, lo citerà. A qualcuno manca anche un po'. E magari Ormacadur Lascanio, che tra l'altro sia un personaggio che io ho condotto fino, diciamo, a una sua conclusione ideale, nel senso che si è ritirato, si è sposato e ha fatto un sacco di mezzelfi ed è molto felice, se lo ricorderanno meno persone, a parte Nevin. Però ecco, oggi mi hanno usato con questo. Maestro BD è il nick che mi porto dal 96 e che tutti conoscono, anche perché è stato per un periodo un fake, ovvero nel 93, nel 96, quando l'ho creato, era un, come dire, era un fake. Perché? Perché nessuno, non mettevo la mia faccia da nessuna parte. Quando è che ho cominciato a metterci la faccia? Nel 2004, nel 2001, quando ho cominciato a esibirmi, nel 2001. Quindi anni dopo ho cominciato a esibirmi e avevo due vite parallele. E in quel caso era a metà strada, perché? Perché io avevo, diciamo, una vita e facevo delle cose col mio nome vero e in più, e poi facevo corde e il BDSM col mio nick. Ci mettevo la faccia in tutte e due, ma li tenevo separati. E Maestro BD prima non aveva faccia. Quando ho cominciato a metterci la faccia nelle foto, negli spettacoli in generale, o presentarmi diciamo, in pubblico come Maestro BD, da fake è diventato un alias. E questa è la differenza. Quindi il fake è quando invece noi ci nascondiamo dietro un nick. Esempio, ti prendo come esempio solo perché ti ho davanti e non è un giudizio. Tigle Penna è un fake. Perché? Perché noi dalla foto non vediamo il suo viso. Ora io non vado sul suo profilo perché non sto facendo la diretta, ma assumiamo che lui sul suo profilo non abbia nessuna foto che lo identifichi, non abbia informazioni personali. Ma quello è un fake che lui usa per interagire all'interno del mondo del social. Quindi ora lui è in questa chat, mi ha appena detto grazie, io no, ringrazio te perché ti sto usando come esempio, spero che non ti dia fastidio. Il concetto qual è? Il concetto è che noi non sappiamo chi c'è dietro quel fake. Dietro quel fake ci potrebbe essere un ragazzo di 18 anni, una signora di 50, un vecchiettino di 87, o un ragazzo giovane e aitante di 30 anni, gnocchissimo, cioè potrebbe esserci chiunque. Il fake è protettivo, per questo vi ho detto che non c'è da parte mia un giudizio contro i fake in generale. Perché? Perché è vero che il fake può essere creato per distruggere, ma di base il fake viene fatto per proteggersi. Oh, ciao Missy. Qual è il concetto? Il concetto è che il BDSM, la sessualità tipica, è comunque ancora sottoposta a stigma sociale. Piano piano ci stiamo lavorando, voglio dire, grazie a Dio si sta cambiando tanto come dire, come il mondo ci vede. Ci vorrà ancora tantissimo tempo, però grazie per gli auguri. Però è un lavoro che si sta facendo, nel senso che, oh ragazzi, voi lo sapete, io ho una ditta individuale il cui nome è MBD Studio Shibari Dojo. Oggi sono andato appunto a comprarmi i due pezzi del regalo che mi state facendo, ovvero una stufa a gas e un aspiracenere per il camino, e ho fatto fare la fattura. Perché? Perché li ho presi come azienda. E quando il ragazzo che in cassa mi ha fatto la fattura, ha detto, gli ho dato il numero della partita, io gli ho detto, ah, ma MBD su Shibari Dojo? Sì. Ma Shibari Dojo intendi quello in cui si lega le persone? Sì, è quello che insegno. Ah, ma davvero, che bello! C'è una mia carissima amica che lo fa, e allora, 9 su 10 conosco la sua amica perché mi ha detto dove lo fa, non è stato molto, molto privacy lui. Mi ha detto più o meno dove lo fa e quindi probabilmente la conosco. Io poi non ho chiesto chi era perché mi sembrava poco corretto, nel senso che la privacy è molto importante, però da come mi parlava e dai posti che mi ha detto che questa sua amica frequentava, 9 su 10 la conosco. Non escludo che l'ho anche legata, ma questo è un altro discorso. Il discorso è che lui non si è sconvolto, sapeva che cos'era ed è stato tranquillissimo. Lui non fa shibari il commesso. Ha detto la mia amica fa queste cose, ah. Poi ho detto ascoltami, hai i miei dati. Se ti interessa, contattami, cioè lo studio è quello. Tanto se va su internet e cerca MBD Studio Shibari Dojo, alla fine arriva a me.
Questo è il concetto sulla differenza tra alias e fake, che i miei sono alias. Torniamo a noi, però questa è una reazione positiva. Ho avuto, nella mia storia, diciamo che ho anche ascoltato, ho subito anch'io, un sacco di esperienze negative. Allora posso capire perché, perché o hai le spalle molto larghe e te lo puoi permettere, vedi me, oppure non è detto che ti puoi permettere di ostentare, di dimostrare la tua scelta di vita sessuale, la tua scelta di sessualità. E lì serve il fake perché ti protegge. Io lo dico apertamente, nel senso che le mie partner hanno tutte un fake, ovvero hanno un profilo. Hanno, in realtà hanno un alias, ovvero hanno un profilo con un nome inventato, in cui però ci mettono la faccia, per quello vi dico che sono più alias che fake, che serve a ridurre il rischio che le informazioni sulla loro scelta e su quello che fanno nella vita, per il loro gusto, finisca in mano alle persone sbagliate, cioè o venga vissuto in maniera aperta. Poi ognuno, cioè, se vi interessa, c'è una bellissima puntata sul diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza, il diritto all'esposizione, ma il concetto è esattamente questo. Ciao Matt. È un diritto. Ovviamente, dice Nevino, pure se già quello strano, di base lo shibari è la cosa meno problematica. Allora, questo è esattamente quello che è successo a me, nel senso che io quando, cioè, persino mia madre lo dice, nel senso che mia mamma dice, guarda, da te mi aspetto qualsiasi cosa, quindi questa non è la cosa più strana che hai fatto nella vita, quando ho scoperto cosa facevo. Però diciamo che apprezzo molto. Ludano dice io pseudo lol. Per esempio, Ludano ha un, come dire, è un alias, ma è estremamente facile arrivare al suo nome e cognome vero, alla sua vita. Perché? Perché lei sul suo profilo ci mette la faccia, ci mette quello che fa, ci mette foto molto esplicite di quelli che sono i suoi gusti, è molto chiara nel raccontare le sue fantasie nei suoi profili, il che significa che in quel caso il fake non è protettivo, è il motivo per cui li chiamo alias. Dall'altra parte è una scelta. Fondamentalmente, come me, viviamo nella considerazione che abbiamo il diritto di fare ciò che vogliamo della nostra vita e di portare avanti il nostro discorso. Però è una scelta nostra. È una scelta mia, nel mio caso, è una scelta di lui nel suo caso. Altrimenti il fake invece è estremamente protettivo, perché immaginate una persona che nella vita non voglia o non possa, perché ragazzi, intorno a noi non abbiamo tutta gente carina e coccolosa. Immaginate, io mi metto sempre nei panni, una madre o un padre di bambini piccoli che fa un lavoro a contatto con il pubblico e magari con i minori. In quel caso, per esempio, rendere pubblico i propri gusti sessuali o la propria, come dire, disponibilità a provare a vivere, quindi pratiche estreme e alternative, pratiche alternative, può non essere un'idea geniale. Allora, dice Miss Bratti, dice, ecco, così adesso quando mi accusano di avere un fake, io posso rispondere, no, è un alias. No, no, ma guarda, è esattamente questo hai il concetto. Io vorrei dividere il concetto di alias dal concetto di fake proprio per questo motivo. Miss Bratt è un alias, ovvero un nome d'arte, è un nome diverso dal tuo vero nome e cognome, che veramente sì, non so neanche e non lo voglio sapere. Ma che ti identifica in maniera chiara, nel senso che se tu pensi a Miss Brat, ti esce la tua faccia e comunque esce la tua vita e quelle che sono le tue scelte. Quindi in realtà Miss Brat non è un fake, perché non nasconde niente di te. Semplicemente Miss Brat ti identifica come uno pseudonimo, esattamente quello è il concetto. Però pseudonimo in ambito informatico suona male, pseudonimo, alias è più breve, alias è fake, così è più bello. Poi se dovessi pensare
Pensate alla diretta quanto diventava lunga, pseudonimo e fake. Però il concetto è quello lì. Il concetto è esattamente quello. Quindi vedete anche che Miss Bratt, per esempio, nella sua immagine, voi non la vedete se state seguendo la diretta in differita, cioè successivamente come reel o come su YouTube, ma Miss Bratt ha la sua faccia, il suo viso nell'iconcina del suo alias, del suo account. Mentre ti uso solo come. Sono piccolissimi. Ora, ovviamente, ce n'ho tre davanti e tutte e tre hanno il viso, credo anche. Però il concetto, come per esempio, altri non ce l'hanno. Tanta gente quindi, ha dei nick che non, con dentro delle foto che non sono le loro. Torniamo a noi. Quindi il fake, l'alias è questo. L'alias è quando voi avete semplicemente il nick che avete scelto, lo pseudonimo che avete scelto, serve soltanto a identificarvi in questo ambiente. Il fake serve a proteggere la privacy. Il fake, Nevin dice io ho anche un prete nella foto. Sì, ma credo che sia di Preacher, quindi è un prete un po'. È The Preacher, vero? Mi sa che ho indovinato da dove viene la citazione, mi sembra. Comunque, il concetto qual è? Il fake invece serve a proteggere la privacy, ovvero quando voi non volete condividere le informazioni personali con gli altri, ma al tempo stesso volete vivere nel mondo social, nel mondo internet di condivisione, vi fate un fake. Un fake è un profilo in cui potete essere comunque identificati come elemento unico, ma non ci sono informazioni personali. Quindi non c'è il vostro nome e cognome, cioè non si può risalire al vostro nome e cognome, non si può risalire alla vostra città, non si può risalire a delle informazioni personali. Quindi ed è protettivo. Esempio pratico, a me capita spesso di parlare con della gente e non sapere che faccia ha fino a che non mi contatta, fino a che non poi la incontro dal vivo oppure magari ci scambiamo delle foto. E questo è importante. Ed è importante capire una cosa, che è un diritto quello ad essere o ad avere un fake. Quando qualcuno vi accusa di avere un fake, di essere un fake, in realtà non vi sta accusando di. Vi sta accusando di essere dal lato oscuro del fake, che adesso ci arriviamo. Ma in realtà è una sua illazione. Perché? Perché il fake di base è un concetto protettivo. Allora, per esempio, ora è entrato, ora io spero che non ti offendi se ti uso come esempio, ma il senso, con un po' di underscore, perché il senso è una. Credo che sia un nick estremamente usato. Il senso ha come fotografia una mano. Poi se noi andiamo a vedere, ora io ripeto, non ci andrò adesso a vedere il suo profilo, probabilmente non troveremo né dati personali, cioè quindi né nome e cognome, e non troveremo foto personali. Ora, che significa? Significa che la persona che c'è lì dietro vuole mantenere una forma di anonimato che romperà soltanto con le persone con cui decide di passare a un contatto diretto e quindi. Più reale. Per cui magari quando poi ci vai a parlare in privato, anche in chat, ti dice di dov'è, ti dà un po' di informazioni personali e poi magari scoprite di essere vicini e vi vedete e in quel caso diventerà un fake reale, cioè un fake a cui voi potete dare un viso, ma anche lì non collegato al suo nick. E questo è un diritto inalienabile. Perché? Perché non tutti si possono permettere di condividere. Io nella mia vita io ho conosciuto gente che per esempio faceva politica anche ad altissimo livello, nel senso io ho conosciuto coordinatori regionali di partiti lasciamo perdere che erano Kingster conclamati, parliamo di 20 anni fa, ragazzi, tranquilli, io credo che ormai siano in pensione e sperando che siano ancora vivi. E quella è una persona che non si poteva certo permettere a meno di dover fare spiegazioni tante di essere su pubblico e quindi aveva un aveva,
Ed era uno molto attivo nella scena, eh? Era uno che organizzava cose, feste, era anche uno divertentissimo, eravamo pure amici, e quando stavo ancora a Roma. Il concetto è esattamente quello, quella persona proteggeva la sua vita così. E calcolate che così c'è tanta gente che ha questa necessità, vi ripeto, ma anche lì io non penso che chi magari ha, come dire, ecco, figli minori, voglia, sia disposto a rischiare. Io, per esempio, questo discorso lo faccio spesso, lo faccio di frequente a chi comincia, per esempio, a persone che cominciano a giocare con me, che non vengono dal mondo, che non sono già in questo mondo, ma che come dire, si avvicinano a questo mondo e iniziano con me. Per esempio, una delle prime cose che gli consiglio è fatti un fake. Perché fatti un fake? Perché stai entrando ora in questo ambiente, non sai quanto vuoi spendere della tua, come, quanto vuoi condividere della tua vita reale con il resto del mondo, quindi è meglio un fake, un bel nome finto, ma ragazzi, ma anche un nome, ragazzi, anche un nome, come dire, c'è tanta gente che, che mette su, crea un profilo con un nome e un cognome credibili, che non, però non sono i loro, non sono i loro, nel senso che tanta gente che noi conosciamo non sappiamo se poi si chiama veramente come si presenta. E per esempio per una persona, indipendentemente dal genere, che entra in questo ambiente, è protettivo iniziare con un fake. Vi ripeto, che poi in poco tempo può diventare un alias se la persona decide di metterci la faccia, ma che se rimane un fake non fa male a nessuno. Perché il fake, vi ripeto, non è un concetto negativo. Il fake è un concetto protettivo. Dove diventa negativo? Il fake diventa negativo quando la persona utilizza lo schermo protettivo dell'anonimato per fare, nel caso peggiore, del male, nel caso meno peggiore, ma comunque negativo, melina, esempio pratico. Se una persona non ha nessuna intenzione di passare al reale ed è anche lì un suo diritto, ma usa un fake per contattare le persone, raccontare un sacco di storie strane, per in qualche maniera alimentare la propria, come dire, sessualità, ma poi cioè, non dicendo che guarda, però ascoltami, io non voglio incontrare, voglio solo chiacchierare, giocare o fare, fare sexting, cioè giocare, raccontare storie erotiche, nel senso che fare chat erotica allo scopo di eccitarmi e magari masturbarmi. E vi ripeto, qui non c'è un genere, perché io di gente che usa i fake per trovare chat con cui masturbarsi, ne conosco sia di tutti i generi, tutti i generi intendo proprio tutti i generi dell'arcobaleno. A me, per esempio, urta quando questa cosa è fatta con dolo, ovvero io non amo, io il sexting lo faccio, ma lo faccio con la gente che conosco, perché mi piace, ma mi piace farlo con gente che conosco. Fare sexting con gente che non conosco per niente non mi piace, perché non so chi c'è dall'altra parte e questa cosa mi blocca a livello personale. Scelta mia. Quindi, per esempio, io considero male chi si nasconde dietro un fake per, come dire, cercare questo autoerotismo, ma non consensuale. Nel senso che se dall'altra parte l'altra persona è disposta a fare sexting con uno sconosciuto, perfetto, vai su Omegle, non so chi lo conosce, e fai quello che ti pare. Ma in quel caso, per esempio, io lo considero una cosa negativa. Mi sbatti e dice, tornando al concetto dell'alias, quando in chat mi ti chiedono, mi dici il tuo nome, intendendo il nome vero, e io rispondo, ma secondo te, se avessi voluto dire il mio nome vero, avrei usato Missy? E questo è il concetto. Però ricordatevi che Missy, è che ora ti uso come esempio, anche perché, come dire, sei un personaggio pubblico, e quindi anche lì, in questo caso, tu hai ceduto una parte del tuo diritto alla privacy, con la visibilità. Missy, che ti ripeto, io non so come si chiama e non mi interessa sapere come si chiama. Può essere pure che me l'ha detto qualche volta perché siamo amici personali. Però al tempo stesso per me è Missy perché nel nostro mondo, nel senso che nella nostra relazione, io l'ho conosciuta come Missy e per me rimarrà sempre Missy.
Ma il discorso fondamentale qual è? È che lei ha scelto questo nome per identificarsi in questo ruolo, nel senso che come persona che vive sui social questo tipo di cultura, sessualità, ambiente, chiamatelo come volete, ed è giusto che abbia il diritto di utilizzare questo e chiedergli il suo nome vero, non è una bella mossa, non è una cosa intelligente, perché violiamo il suo diritto alla privacy, stesso concetto. Molto importante. Come si... Allora, di me si sa tutto. Io dico, tutti sanno tutto. A me intanto qualcuno mi dice, ma tu rischi che qualcuno ti viene a trovare a casa? E la mia risposta è, guarda, io sono su Google Maps, fa un po' conti. Nel senso che se qualcuno vuole venirmi a trovare a casa, venisse a trovarmi a casa, perché tutta la mia vita è su Google Maps e su Google. Non mi crea problemi. Torniamo a noi. Quindi, vi ho fatto l'esempio di chi utilizza i fake per qualche maniera mentire, ecco lì io comincio a essere nel settore negativo e ce ne sono tanti. Poi passiamo veramente alla negatività, a livelli sempre maggiori di negatività, ovvero da chi usa il fake per carpire informazioni personali su qualcuno da utilizzare poi per, come dire, per scopi altri. In che senso? Nel senso che io di gente che vive fake e mi contatta, lei mi dice se mi ci trovo a casa, guarda, in realtà lo so, però no, mi ci trovi, al massimo mi ci trovi da solo, o sì, no, se mi ci trovi perché effettivamente viaggio tanto, perché se penso che venerdì mi aspetta Bologna, Brescia, poi casa mia, e poi a fine mese si riparte, e il 14 partiamo definitivamente, devo fare pure la musica. Memento mori. Perdonatemi. Allora, diciamo il discorso qual è? C'è gente che cerca le informazioni per acquisire potere. Perché? Perché voi immaginate, allora, io in questo caso parlo di dom maschio, perché è una cosa che tendono a fare più gli uomini, non è sessismo, è che statisticamente è più facile che sia un uomo. Allora, Lady Anni mi fa una domanda molto interessante. Ciao Davide, scusa il ritardo, toglimi una curiosità. Anche se è un anno che frequento i manci della mia zona, ma i manci è meglio chiamarsi o presentarsi per nome o per nick. Allora, è una bellissima domanda. Io personalmente, infatti, è una cosa che mi colpisce tanto. La mia idea è questa. A un manci, che i manci sono gli aperitivi o le cene informali in cui si va per chiacchierare con gente dell'ambiente, io mi presenterei col nick, nel senso che lasciate perdere me. Io utente mi presenterei col nick per due motivi. Primo, perché il nick è protettivo. Secondo, perché la gente ti conosce col nick. Quindi che succede? Succede che se tu hai frequentato i social con il nome di Missy e poi improvvisamente vai a un manch e salve, invece di dire Missy, dici Gwendalina, ecco, la gente comincia a mettere insieme Missy e Gwendalina, cioè quindi tu hai fatto un fake che smette di avere valore perché ti sei presentata poi col nome vero. E questo significa che hai dato un'informazione a delle persone che poi potrebbero usarla. E ripeto sempre, ci sono tante persone in gambissima. Prima o poi trovi la persona meno buona. Oh, ciao Marco Amir. Bene, grazie. Mi chiede come sto. Sto bene, sto bene. E per cui io ai mance consiglio di presentarsi con il fake, cioè di abituarsi a utilizzarlo in questo contesto. E io, ripeto, io ho gente che frequento da anni e che conosco da anni, con cui ho anche avuto, come dire, ci ho anche giocato, cioè magari ci ho fatto corde, oppure cioè, ci ho fatto bellissime chiacchiere, che di cui non conosco i nomi veri e non mi interessa conoscerli. Cioè, per me, come dire, non mi viene in mente un nome in questo momento, qualcuno, cioè. Il concetto è esattamente questo. Torniamo a... Quindi in realtà il concetto è esattamente questo. Quindi cominciamo con i fake pericolosi, sono per esempio le persone che utilizzano un fake per carpire informazioni su di voi. L'altra persona
che per esempio l'altro, ecco, un altro esempio di fake negativo è il fake che serve per mentire o millantare conoscenze che non si hanno. E quello, per esempio, è una cosa che accade più spesso di quanto vorremmo. Perché? Perché, ragazzi, fino a che io sono un fake, nel senso che io, se io faccio il profilo, come dire, se io faccio il profilo Master Severo, Dom Severo, no, il più bello di tutti, Severo Gentile. Severo Gentile è stato un nick che ha proprio spopolato negli anni, nel 2010 spopolava ed era terribile. Severo Gentile, io mi metto il nick Severo Gentile e dietro il nick c'ho, metto solo foto patinate di prese da internet. E io nel momento in cui dichiaro in chat con una persona che io sono massimo esperto di solletico del dito sinistro del piede destro, del primo dito del piede destro, viene a dire che non è vero. Cioè, lo puoi scoprire che non è vero quello che io millanto soltanto nel momento in cui ci vediamo dal vivo e io faccio una figura del menga perché sbaglio tutto. Mi dice Miss Bratte che spopola anche adesso, Severo Gentile. Sì, sono assolutamente. Marco mi dice, il mio nick è Marco Amir Fatih, ma il mio vero nome è Fatih Amir Marco. Scherzi a parte, sei sempre avanti e vedi le questioni da punti di vista diversi. Hai ragione, la cosa importante è l'intenzione. Assolutamente. Nel caso tuo, per esempio, tu hai scelto di mettere un nome e cognome vero. È una scelta, è una scelta che io, ripeto, condivido, ma è una scelta che tu fai. Miss Bratte dice che Missy ormai è quasi più reale, cioè in alcuni ambienti è più reale che il suo nome vero. Dice, forse mi sento più Missy che il mio nome, perché Missy mi permette di essere ciò che sono e che voglio. E sì, il concetto è più o meno esattamente quello. E Nemici dice, il problema è quando finisci da qualche parte dove ci sono varie persone che ti conoscono con vari alias. Sì, assolutamente succede molto, molto, molto spesso. Torniamo al concetto, è questo qui. Quindi, in realtà, come vedete, vi ho fatto due esempi di persone che possono, di fake, di concetto di fake, però qui il fake non è sbagliato di suo. Bisogna capire chi c'è dietro il fake. Oltretutto, ragazzi, con dietro i fake ci possono essere anche persone veramente cattive. Nel senso che, ora, togliamoci la maschera di ambiente ipersicuro. L'ambiente BDSM, l'ambiente Kinkster, l'ambiente come dire, di sessualità atipica, non è un ambiente cattivo. È un posto. E come tutti i luoghi umani, c'è gente buona e c'è gente cattiva, in percentuali diverse. Il dramma è che le persone cattive possono fare tanti danni. Perché possono fare tanti danni? Perché, per esempio, è difficile rintracciarle. Chiariamo una cosa: non c'è l'anonimato sui social, non c'è l'anonimato su internet. Perché se commetti un reato vero e ti vengono a prendere, e ti prendono, prima o poi ti prendono. Perché? Perché ormai i sistemi, le tracce, nel senso che chi di dovere ti vuole cercare, ti trova e ti inchioda dove ti deve inchiodare. Dall'altra parte, però, ovviamente questo vale per le forze dell'ordine, vale per persone specializzate, non vale per l'utente medio. Se io domani mi faccio un fake che si chiama Cuore Rosso e comincio a tampinare perseguire qualcuno, quel qualcuno o si rivolge alla forza pubblica o non può rintracciare un profilo creato apposta per danneggiare. E quindi, diciamoci la verità, il nostro ambiente è, come dire, a rischio di persone che si fanno dei fake con scopi malvagi, che possono andare dallo stalking, che possono andare dal cercare prede da convincere come dire, a incontrarli in posti non sicuri e poi fargli dei danni. E
O, come dire, oppure truffatori, perché ragazzi, ma a voi quante volte, ora io, a me succede spessissimo, ormai mi diverto tantissimo, ti contattano questi fake con foto di modelle gnocchissime, di solito orientali, che ti contattano e hanno sempre la stessa storia. Il padre, lo zio, il nonno, qualcuno della loro famiglia lavora per una grande azienda di trading. E vogliono a tutti i costi il vostro WhatsApp o i dati vostri, perché? Ragazzi, quelli sono truffatori. Perché sono truffatori? Sono fake negativi. Perché? Perché ora non so con che meccanismo, ma loro tutte le informazioni che voi gli date le utilizzano, cercano, le utilizzeranno per rubarvi l'identità, quindi rubarvi l'account Instagram, rubarvi l'account Telegram, rubarvi l'account WhatsApp e utilizzarlo per truffare altra gente, che va dal contattare tutti i vostri contatti proponendogli affari a cercare di entrare nel vostro, come dire, Google e rubarvi le password o i codici delle vostre carte. La faccio proprio breve. Pensa che quello, aspettate che vi leggo. Allora, cominciamo con le stupidaggini. Mi sbratte dice, ad esempio, Ludanno non esiste, lo sanno tutti, nel senso che Ludanno è un fake, che non esiste, in realtà è un'intelligenza artificiale il cui scopo è fare battute orrende e terribili. Ed è un'intelligenza artificiale, non esiste sul serio, è semplicemente un algoritmo nella rete che dice battute come dire, insopportabili. Ludanno risponde dicendo: mi sbatte, ma magari invece esiste e rompo anche le scatole. E io brutalmente confermo che esiste, non rompe le scatole. Di solito proviamo noi a rompere lei, ma è impossibile. E io ringrazio che esista perché, vuol dire. Condivido un sacco di cosine con lei. Lei mi dice: pensa che quelli che cercano il prete lo fanno anche col nome reale a volte. Sì, lo so perfettamente, ma questo è un altro discorso. Il concetto è che una persona che cerca prete col nome reale si espone spero, al rischio di una bella denuncia penale, una bella denuncia nel momento in cui commette un reato. Una volta che invece a commettere un reato è una persona che non è così facile da rintracciare, diventa tutto più complesso. Problematico. Anche perché, ragazzi, ora io mi metto proprio nei panni di chi, se io domani subissi molestie tramite social da qualcuno che si chiama Pincapalla, io devo andare alla polizia postale o alla polizia a fare una denuncia per Pincapalla, cioè non è così facile, perché poi se mi prendono sul serio devono poi essere loro a cercare questa pincapalla in generale. Guardate che non è così difficile. Miss Bratt dice: la peggio cosa è quando dicono io so fare questo, quello, quell'altro e quell'altro ancora, e il mi è capitato ci casca, poi si trova con danni seri. Questa è la cosa peggiore, perché magari sembrano anche meritare fiducia. Sì, ma il concetto è quello proprio di non sappiamo chi c'è dietro. Matteo dice: le money mistress che non fanno reale, per me non c'è da fidarsi. Allora, il discorso è questo, che il problema è che non è tanto il concetto della money mistress che non fa reale. La money mistress è o il money master, sono le persone che costruiscono la dominazione finanziaria, nel senso che è una cosa molto complicata di cui prima o poi farò una diretta, ma è molto molto delicato come concetto. Il concetto è che certo che se una money mistress o un money master è un fake, quindi è nascosto dietro, come dire, una sua irrealtà totale, il rischio che sia non sia quello che racconta è altissimo. Io ve lo dico apertamente, io ho scoperto tramite ecco, mi faccio ridere, tramite dei fake apposta, delle money mistress, ma perché? Perché i clienti sono più uomini che donne, quindi sono più comune la money mistress, e dietro la money mistress c'era come dire, un uomo che si fingeva una donna per truffarmi dei soldi. Vabbè, è un po' complicato perché in realtà se il money slave, cioè se la, o la money slave, se il money slave prova piacere nel farsi dominare finanziariamente, ora onestamente è tutto nella testa, quindi che quello sia un uomo nella realtà
non cambia con la fantasia, però è ingiusto perché non è quello che lui, cioè non è quello che lei dice di essere. Scusate, mi sono perso. Miss Bate dice soprattutto che Ludanno fa battute che nessuno capisce, non è vero. E a battute che nessuno capisce si è entrato Guidone e quindi secondo me, come dire, vedi nomen omen quando qualcuno viene citato. E il concetto è esattamente questo, quindi dietro un fake ci possono essere veramente gente estremamente pericolosa e quindi diciamo che è il caso di stare attenti. Però, vi ripeto, il fake di suo non è sbagliato. Dipende sempre dall'uso. Cosa consiglio io? Consiglio quello di, come dire, decidere quanta fiducia dare a qualcuno in base a quanta fiducia questa persona vi dà come concetto. Ovvio che io do più fiducia a una Missy, a parte perché la conosco, che ho incontrato personalmente. Il senso dice sono molto frequenti i fake uomo che invece ha un nick donna e viceversa. Sì, assolutamente. Ragazzi, ma allora io ve lo dico apertamente, vi racconto questa e poi diamo un'idea. Tanto, tanto, tanto tempo fa c'era una persona, c'era un nick su un vecchio social BDSM. Parlo di social perché quando io ho cominciato non c'era Facebook, non c'erano tutti questi grandi strumenti, c'erano le comunità private, nel senso che la prima fu Smack, poi divenne Manette Matte e io l'adoravo. E poi vabbè, cambiarono. Cioè, in una di queste c'era questa persona che a me e a un paio di altre persone dava una strana sensazione, cioè ci sembrava un predatore non positivo. Quindi io cosa feci? Feci un fake femminile, ovviamente, lo feci interagire per una mesata, quindi mi sono finto una ragazza per un mese, e chattando con le persone, con varie persone, creando quindi una serie di relazioni e contatti. Lo scopo era arrivare a dare credibilità a questo fake, così da, come dire, farmi contattare da questa persona per cercare di capire come si muoveva. E quindi feci questa ragazza non particolarmente skillata, non particolarmente informata, che cercava, come dire, informazioni, cercava gioco, ma soprattutto cercava informazioni. Allora, a parte vi dico una cosa, gestire un fake femminile per un mese con tante chat è stata un'esperienza che mi ha fatto capire quanto peso una donna subisce in questo ambiente. Tra chat non richieste, cazzi non richiesti, intendo dick pic, per persone che insistevano, insistenti e fastidiose, e come dire, però il concetto è esattamente, ecco, quello in quel caso era un fake in cui fingevo di essere qualcun altro, ma lo scopo era positivo, lo scopo era arrivare a identificare questa persona negativa e soprattutto volevamo capire come si muoveva, cioè qual era il suo il modo in cui approcciava le ragazze e perché ci dava queste bad vibes, queste cattive vibrazioni. Ovviamente c'avevamo ragione, nel senso che poi questa persona con me, quando poi diciamo che mi ha contattato e abbiamo cominciato a interagire, aveva un approccio estremamente manipolatorio e pesante, molto, molto manipolatorio in senso negativo del termine. Quindi poi alla fine siamo riusciti a identificarlo, anche perché in quegli anni io lavoravo in un settore in cui avevo gli strumenti per identificarlo e poi in qualche maniera siamo riusciti a circoscriverlo, nel senso, e così via. E vabbè, parliamo di tanti anni fa. Dice Missy, però di fatto chi accetta il virtuale accetta il rischio, perché comunque la fantasia si costruisce come si vuole. Sì, assolutamente, ma il concetto è sempre lo stesso. Allora, Missy, io ti faccio un esempio diverso. Se una persona ha un'identità di genere diversa, ha un'identità di genere diversa da quella con cui è nato, e sui social si costruisce un personaggio del genere che preferisce e crea l'illusione
che si crea l'illusione di quello che è il genere di appartenenza, è un suo diritto, io lo apprezzo tantissimo. Onestamente, ritengo che sia sempre meglio avvisare che si è un F2M, un M2F, quello che vi pare, perché ci si espone meno a poi la piccolezza di alcune persone che non capiscono che una donna è una donna, comunque, di qualunque genere sia nata, e un uomo è un uomo di qualunque genere sia nato, e questo è molto importante da dire. Il genere è quello che noi ci scegliamo, e grazie, visto che la società sta andando verso questa direzione, in cui il genere è quello che noi decidiamo di avere, quello che noi sentiamo di avere, che noi sentiamo di avere, che noi percepiamo di avere. Onestamente, sui social questa cosa è più facile. Poi, ragazzi, è un discorso di libertà. Il concetto è sempre quello della cattiveria. Cioè, è questo il concetto. Poi, attenzione, perché il fake crea un sacco di problemi. Nel senso che a me l'altro giorno mi è arrivata una segnalazione di una persona violenta, di cui però mi hanno dato solo il nick. Quindi io ho potuto, l'unica cosa che ho potuto fare è comunque, come dire, cioè, andava fatto, ho controllato che non fosse che non fosse nei miei gruppi, ho scoperto mi aveva contattato personalmente chiedendomi informazioni sulla scuola e quindi mi sono, come dire, ho potuto chiedergli in faccia, perché poi io imparo dai miei errori, quindi. Ho visto che sono andato, ho visto il Nick, ho visto che mi aveva contattato a livello per chiedermi informazioni su i corsi. Gli ho chiesto: ascoltami, ma per caso hai un ordine restrittivo nei confronti di qualcuno? E lui mi ha detto la verità: sì, ma in realtà sì, ma non è come pensi, è lei che racconta cazzate. Io ho detto a posto così, non mi interessa. Hai un ordine restrittivo, onestamente io con te non ci voglio avere a che fare, perché se una persona è arrivata a denunciarti e a chiedere un ordine restrittivo fino a che non vi risolvete legalmente questo problema, non sei benvenuto, quindi ti invito a non presentarti ai miei eventi e assolutamente non venire alla mia scuola, ti ringrazio molto. Quando poi, se la cosa si risolve e sei innocente, sarai tu a prendere, come dire, a gestire la situazione, anche perché è così raro che ci sia una denuncia e quindi una persona si cauteli legalmente da una persona che gli ha fatto del male, che io applaudo e quindi sono, come dire, favorevole. E devo dire, preferisco che non avere niente a che fare con te fino a che non hai risolto la situazione. Poi, ragazzi, è inevitabile che ci possano essere. Vabbè, poi onestamente, in questo caso non avevo neanche il dubbio perché. Le persone che mi avevano ero già stato, le persone che mi hanno dato le informazioni erano state estremamente chiare e puntuali, quindi non era difficile. Ma questa persona, ad esempio, è protetta da un fake, ovvero io di lui ho soltanto un nick, anzi, in realtà non ho neanche più la chat, perché quando io gli ho detto che appunto non era più benvenuto, lui ha cancellato la chat tra me e lui con tutte le informazioni. Mi dispiace dirgli, anzi, in realtà gliel'ho detto in faccia, che mi premunivo con un bello screen dell'ultima parte in cui lo avvisavo che non era più benvenuto. E ho fatto giusto in tempo, perché io ho fatto lo screen e dopo 30 secondi la chat tra me e lui è sparita. Miracoli dei social. Però il concetto qual è? È che io di questa persona ho solo un nick di Telegram. Che quindi è una delle cose meno più inutili della terra. Poi ho delle informazioni su di lui a livello umano, nel senso che so quanto è alto, so come, non so che faccia c'ha, perché onestamente lui dichiara che ci siamo visti di persona, ma io onestamente, per come me l'hanno descritto, non me lo ricordo, e la descrizione era di una persona estremamente chiara, estremamente molto particolare, quindi se l'avessi vista me lo ricorderei. Però il concetto qual è? È che, capite, quella persona è una persona che io non vorrei incontrare, cioè non ci tengo per niente. I fake servono a questo.
Allora, io l'ultima cosa, perché poi mancano 28 secondi, è grazie a tutti gli auguri che mi avete fatto e noi ci vediamo mercoledì prossimo. La nostra ora è volata, è arrivato il countdown di Instagram, spero che questa chiacchiera vi sia piaciuta e noi ci vediamo mercoledì prossimo. La diretta la trovate su Reel e su YouTube a breve. Signori, saluti e grazie a tutti per gli auguri per il compleanno.